Saga Twilight e bentornati sul canale. Oggi siamo qui assieme di nuovo, ragazzi, con un nuovo episodio delle Chest Battle. Anche quest'oggi ci sarà un episodio dove due di voi si affronteranno in questa malsanissima sfida a colpi di bauli per stabilire chi di due avrà avuto maggior fortuna, basandosi appunto sulle carte più utilizzate in Arena 11. Ragazzi, allora partiamo subitissimamente col dire che se volete partecipare anche voi alle prossime Chest Battle come ogni santo episodio, potete contattarmi giovedì mattina o pomeriggio su Instagram con un bello screenshot dei bauli. Mi raccomando, competitivi, perché così avete maggior possibilità di vincere appunto la battaglia. Ragazzi, allora facciamo logicamente un riepilogo dell'episodio precedente per andare a stabilire chi ha vinto appunto la scorsa. Vi avevo lasciato sopra nel sondaggio la scelta per chi avesse avuto più fortuna tra Matteo e Salvo, e questi appunto erano i riepiloghi della scorsa Chest Battle. Beh, comunque l'80% di voi ha decretato come vincitore appunto della scorsa il nostro Salvo. Quindi Salvo, complimentoni, hai vinto la scorsa Chest Battle, questa è la tua targhetta, e complimentoni ancora. Hanno trovato entrambi carte veramente molto molto utilizzate, ma il nostro Salvo ha avuto un pelo di fortuna in più. Quindi non mi rimane che dirvi un bel sonoro viva la famiglia di patata. Ragazzi, anche quest'oggi ci baseremo su questa tabella per l'utilizzo, meglio, per sapere quali sono le carte più utilizzate e riuscire a scegliere appunto per formare il riepilogo. Ma comunque andiamo a vedere subito quali saranno i due protagonisti di quest'oggi. E appunto si affronteranno Pietro contro Davide. Ragazzi, partiamo come al solito sull'account, o meglio il primo, ovvero quello di Pietro. Spaghettiamo tutto, dopodiché ci andiamo sull'account di Davide, facciamo la stessa medesima cosa e dopodiché li metteremo a confronto con il vostro voto nel sondaggio. E non seguite la massa, ma guardate bene quali sono le carte utilizzate, mi raccomando. Ok, siamo sull'account di Pietro. Regà, guardate che bauli ha Pietro. Vuole vincere questa Chest Battle, parte con una cattiveria assurda. E quindi, non ha solo questo, anche due bauli, uno della sfida e uno del torneo. Quindi partiremo direttamente là in fondo per poi spostarci tutto qua davanti e spaghettare questo ben di Dio. Regà, un pollicione di supporto per il nostro Pietro e partiamo fogati per appunto il baule del torneo. Ragazzi, apriamo questo kebaboso baule e vediamo appunto che gli riserva la bellezza di 70 unità di oro. Seconda cartozza, 2, 3 troie cornute, prossimo ancora una volta la torre bomba rospa, chiudendo il baule con 7 volte l'orda di rape. Raga, lasciamo perdere sto baule, purtroppo non è stato fortunato. Proviamo con quello della sfida classica, raga, sono 30 carte, ma magari squiliamo qualcosa. Demonos col baule che ci riserva appunto la bellezza di 720 unità di oro. Prossima cartozza, 3 metri di minchia di zio Fester, prossimo ancora, ragazzi, lazza. Trova la carta, faccio le zanzare in camera. Trova la zap, la carta comune più utilizzata su Clash Royale. Raga, così di botte fuori dal baule si assicura la più utilizzata tra le comuni. E ragazzi, chiudiamo questo baule con un bel bruciatore, tra l'altro. E ragazzi, in una maniera assurda. Raga, già secondo baule, comune più utilizzata, già presa, raga, già presa subito. Parte Pietro ingranando la quarta, vuole portare a casa sta Chest Battle, quindi damn, nigga, pacchiamo tutto. Demonos con questo baule che ci riserva come al solito 1620 unità di oro. Seconda cartozza, 13 volte la zap. Prossima ancora, 35 volte lo scroto, 52 volte il giocatore erotico dello zio, 69 volte le troie cornute. Prossima ancora, 71 volte le rape. Prossima cartozza, ragazzi, la seconda rara più utilizzata. Regà, tanta roba, 27 volte lo grinder. Così, ragazzi, chiudiamo il baule, 3 volte poi lasciamo perdere. Ha già trovato la comune più utilizzata e la seconda rara più utilizzata. Andiamo con gli omaggio che gli risalgono la bellezza di 94 unità di oro. Seconda cartozza, abbiamo, ragazzi, le gemme. Prossima ancora, un ragazzo tampone. Prossima anche il mio gigazzi 11 volte l'uomo patata, chiudendo con epopè. Epopè, raga, ma cosa succede? Raga, ma cosa sta facendo Pietro? La seconda carta epica più utilizzata su Clash Royale, l'orda di Tartari. Raga, da bauli, possiamo dire bauli scrotici, ha trovato tutto. Raga, veramente una cosa incredibile. Vi schippo al secondo baule, ragazzi, che mi viene l'orticaria. E porca troia, guardate cosa abbiamo ancora da aprire. E ha già trovato praticamente le carte più utilizzate. Partiamo col baule della birra che ci riserva la bellezza di 638 unità di oro. Segue la cartigna, le gemme come al solito. Vai ancora 3 volte la torre bomba rospa. Prossima cartozza, il bordello delle troie. Ancora la zap, chiudendo con un'epica, ragazzi, un principe. La nostra cimenta alla carne in scatola chiude questo baule. Raga, Pietro trova carte utilizzate così come se non ci fosse un domani. Ok, raga, spacchiamo tutto con questi bauli magici, dopodiché avremo super magico e leggendario. Demonos col baule magico che si riserva la bellezza di 1200 unità di oro. Seconda cartozza, una volta il patata. Prossima ancora, 14 volte il giocattolo erotico, 24 volte il numero da fitness, 6 volte la fornace. Prossima cartozza, i pidocchi. Prossima ancora,
il brodo, chiudendo con 4 volte lo zio secco. Ok, ricapitoliamo, e ragazzi, questo baule è da dimenticare assolutamente. A few moments later. Raga, sti bauli magici sono stati terribili, veramente niente di utilizzato. Mi dispiace per il nostro Pietro, ma d'altronde ha già trovato un sacco di carte utilizzate, quindi non possiamo lamentarci assolutamente. Demo lo scol super magico, che gli riserva appunto 6600 unità di oro. Prossima ancora, 8 volte il brodo. Prossima cartina, troviamo ancora Log Rider. Ragazzi, ma che spettacolo. E vabbè, ma raga, ma quante ne trova? Prossima cartozza, 9 volte Golem, 106 volte l'estrattore di ronco. Successivamente 15 volte il Pekka. E ragazzi, dallo sbrilluccichio possiamo capire che la prossima è leggendaria. Attenzione, tutti con me. Dai così, attenzione ragazzi. Oddio, raga, non ci voglio credere. Ha trovato il tronco, la carta leggendaria più utilizzata su Clash Royale. Ragazzi, io ho paura per Davide, perché Pietro veramente quest'oggi ha fatto il devasto. E il bello è che non è finito. Ha già trovato, raga, ragazzi, ha la comune più utilizzata, la seconda rara più utilizzata e la leggendaria più utilizzata. Adesso guardiamo bene come è andato con le epiche. Ma raga, ha fatto il devasto. E in più gli manca ancora un baule leggendario da aprire. Adesso appunto ci rimane un baule leggendario che riserva al nostro Pietro un'altra carta leggendaria. Raga, il panico, tutti con me. Apriamolo, dacci questa carta. Che sarà, ragazzi? Mamma, date la mossa, ragazzi, ok. Un bel cimitero. Ragazzi, troviamo la festa dei tartari, insomma la dentiera tartaronica di conseguenza. Chiudiamo questo spacchettamento di Pietro in maniera fantastica, perché se facciamo un riepilogo delle carte più utilizzate trovate dallo stesso, troviamo come comune più utilizzata la Zap. Ragazzi, è la carta più utilizzata e la centrata. Come carta rara, la seconda rara più utilizzata, ovvero Log Rider. Per le epiche troviamo la seconda epica più utilizzata, ovvero i tartari, chiudendo con due leggendarie, ovvero la leggendaria più utilizzata, che è il tronco, e il cimitero, che comunque in classifica non si piazza per niente male. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Davide, perché Pietro è stato letteralmente fenomenale. Ragazzi, ci siamo trasferiti sull'account di Davide e voglio che gli lasciate una marea di pollicioni, perché veramente per questo ragazzo la strada si fa peggio che in salita con i chiodi. E quindi dobbiamo cercare in qualche modo almeno di provare a pareggiare, non dico di vincere, perché potrebbe essere un qualcosa letteralmente impossibile. Ragazzi, abbiamo subito questo baulotto del torneo e speriamo di sculare qualcosa. Le ultime parole famose, ragazzi, ve lo skippo sicuramente perché è stato orribile. E vabbè, Davide, ok, però vacci piano, ragazzi, 12esima vittoria, sfida strega notturna, ho capito, però ragazzioli, apriamolo, ragazzi, quest'oggi proprio c'è sbattle cattivissima. 11.000 unità di oro. Seconda cartozza, abbiamo 2 volte l'estrattore di ronco, 3 volte il brodo, 12 volte lo zio Fester. Successivamente la minchia di scorta di zio Fester. Prossima cartozza troviamo i barbascabbia, ragazzi. Successivamente l'elettrostimolatore di zio Fester. Proseguendo con 25 volte il golem di ghiaccio, 303 parassiti, chiudendo il baule con 6 volte la strega, ovvero la fatina dei denti, perché appunto fa un elevatattero. Ricapitoliamo velocemente e passiamo subito col baule del clan, perché questo non è stato proprio fortunato. Ma abbiamo ancora un sacco di bauli e ci crediamo fottutamente. Cazzo! Demo con questo baule che ci riserva la bellezza di 1620 unità di oro. Seconda cartotta, troviamo la polenta. La polenta volante, la carta rara più utilizzata su Clash Royale. Così cattivo anche Davide, mamma mia! Non vuole perdere, trova la carta rara più utilizzata e si rimette in carreggiata. Ragazzi, spettacolo! Facciamolo esplodere sta jetpack, la minchia di scorta e lo zio! Facciamolo esplodere! Però mi fa esplodere i coglioni così! Prossimo ancora, ragazzi, veramente uno spettacolo! Vabbè, la torre bomba rotta! Trovami la carta utilizzata, trovami la carta utilizzata. Ma hai trovato la polenta, fammi la doppietta! Fammi la doppietta! No, raga, trova la fulmine! Vabbè, chiudiamo il baulotto e vaffanculo! I pidocchi sono comunque utilizzati perché deve essere la seconda carta comune più utilizzata. Però ragazzi, volevo la zappa. Ragazzi, volevo la zappa per chiudere questo baule in una rimonta pazzesca. Comunque, già che ha trovato la polenta, veramente una roba spettacolare. Ragazzi, adesso abbiamo il baule maggio, quello della birra e quelli sotto. Regà, devasto! Ragazzi, lasciamo perdere il devasto. Qua più che altro mi viene la colite. Altro che colite, ragazzi, c'è i polipi intestinali. Vi giuro, mi stanno venendo i polipi. Damn, nigga. Baule della birra, non mi tradire. Baulozzo della birra, non ci tradire. Demo con questo baule che ci riserva appunto 595 unità di oro. Troviamo 2 volte le gemme. Prossima ancora, 16 volte i nomecciani, 8 volte l'estrattore di ronco. Suscitio monte, giocato al robotico di Zio Fester. Chiudendo con un principe nero. E va bene, chiudiamo questo baule con una roba veramente di merda.
ma fa lo stesso. Un lozzo epico, riservaci la bellezza di due volte i camerieri. Prossima ancora, la purga di Zio Fester. Sei volte Antonino Cannavacciuolo, chiudendo con sette volte Cucciolotto di Drago. Vabbè, ragazzi, comunque penso che tra queste la più utilizzata sia Cannavacciuolo, e quindi comunque non è andata male. Sono sempre più utilizzati i tartari del nostro Pietro, ma possiamo comunque recuperare. E lo credo bene. Credo bene. Andiamo col bambino gigante che ci rileva la bellezza di 860 unità di oro. Seconda cartozza, abbiamo 12 volte lo scroto. Prossimo abbiamo le palle di Zio Fester. Successivamente la zap. Eccola, la carta comune più utilizzata. Mamma mia, Davide cosa fa? Mamma mia, Davide cosa combina? Rega, spettacolo. Chiudiamo questo baule con 58 volte la fornace, ma ci sta, raga, ricapitoliamo velocemente. Mamma mia, che chest battle. Ragazzi, andiamo col baule magico, dopodiché avremo il leggendario. Davide sta facendo un recupero assurdo. Partiamo col baule magico, che ci restava la belletta di 1200 unità di oro. Seconda carta, troviamo i pidocchi, i parassiti, Sushi Sio Monte. Una volta, perché ragazzi, già le epiche. Prossima ancora, ragazzi. Che cazzo di baule? Prossima, e ancora, ragazzi, ma perché tutte scandaglionate? Prossima, che non ci credo. Troviamo la leggendaria, tra l'altro con la nuova animazione, dentro al baule magico. Ragazzi, Davide sta compiendo il miracolo, raga. Vabbè, ha trovato comunque il ragazzo tampone, ma sta compiendo il miracolo. Pareggia con le leggendarie. Vediamo cosa esce. Non ci credo. Raga, non ci credo. Trova il tronco, la carta leggendaria più utilizzata su Clash Royale. Che rimonta assurda. Signori, questo è il panico. Comune più utilizzata, rara più utilizzata, leggendaria più utilizzata. Chest battle pazzesca. E adesso appunto ci rimane un solo baule leggendario, che gli riserva un'altra carta leggendaria. E quindi anche per lui non è finita. Tutti con me? 3, 2, 1... Vai così, momento Veritas, attenzione, trova, signori, la strega notturna, la terza carta leggendaria più utilizzata su Clash Royale, sempre in Arena 11. Davide quest'oggi ha compiuto il miracolo, perché se facciamo un riepilogo delle carte più utilizzate, ha trovato come comune la zap, come carta rara, la moneta volante, proprio moneta volante, così raga cattivi. Carta epica, il boia, ovvero Antonino Cannavacciuolo, chiudendo come leggendarie con il tronco e la strega notturna. Adesso io vi lascerò il sondaggio con anche la tabella delle carte più utilizzate e fate voi la vostra scelta. Veramente una chest battle bellissima. E con questo io termino questa chest battle. Ringrazio entrambi i ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo per il sondaggio. E con questo vi ricordo che se volete partecipare anche voi alle prossime chest battle, vi basta contattarmi giovedì mattino pomeriggio su Instagram. E con questo vi ricordo che alle 19 troverete un video di flanking. Mi raccomando, non perdetelo. Io vi saluto e qua da Next è tutto. Bella rega! Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.